Ciao a tutti, sono Vanessa e bentornati sul canale di Mangiapagine. Allora, oggi vorrei raccontare un po' le mie ultime letture. Ultime letture vuol dire nel mese di settembre, ottobre, i primi giorni di novembre. Allora, vorrei parlare dell'ultimo romanzo che ho letto, che è quello che mi ha lasciato più sorpresa e quello che mi ha regalato anche il blocco del lettore, perché è talmente bello che adesso non riuscirò e non riesco e non riuscirò a trovare un libro tanto bello quanto questo. E sto parlando di Joel Dicker, La verità sul caso Harry Quebert. È un bel librone. E quando l'ho acquistato ero spaventata anch'io dalla mole. In realtà è un libro che in 3 giorni si legge piacevolmente e vi fa rimanere attaccati proprio alle pagine. È un giallo che ripercorre un po' un caso irrisolto, perché nel 1975 una ragazza di nome Nola, non ricordavo il nome, sparisce. Tutta la cittadina di Aurora parte e si immerge nella ricerca di Nola, ma questa ragazzina di 15 anni, questa quindicenne, non viene ritrovata. Nel 2008 viene ritrovato il corpo di Nola nel giardino della casa di Henri Quebert, che è un grandissimo professore universitario, nonché un grandissimo scrittore. E il problema è appunto che Henri Quebert sostiene di non aver ucciso la ragazza. Entra in gioco l'amico di Harry Quebert, che è stato un suo allievo universitario in primis e poi amico e quasi un figlio per Harry, ed è Marcus. Marcus si trova in un momento un po' difficile della sua carriera da scrittore, ovvero si ritrova nel cosiddetto blocco dello scrittore. Non riesce più a scrivere, dopo il primo romanzo che ha avuto un grande successo, non riesce più a partorire nulla che abbia almeno la metà della bellezza e dell'importanza del suo primo romanzo, e quindi si rifugia a casa di Harry. E per salvare il vecchio amico, il vecchio professore, abbandonerà anche il suo mestiere di scrittore per iniziare un'indagine. Un'indagine che porterà alla luce segreti torbidi della cittadina stessa e di personaggi strani, stravaganti, a volte anche silenziosi. È un romanzo bellissimo, fino all'ultima pagina si rimane attaccati, incollati. È un giallo magnifico. Di questo giallo io non toglierei nemmeno una pagina, quindi la mole non deve assolutamente spaventarvi. Un altro romanzo che ho letto, che ho finito anche questo da poco, nel periodo appunto di Halloween, io ho visto un video qualche giorno fa che consigliava delle letture un po' di paura, diciamo così. E ovviamente nel periodo di Halloween quasi tutti consigliano Il Re, quindi Stephen King, e io ho letto di Stephen King Pet Sematary. È un libro che avevo in libreria da molto tempo. Siamo nel Maine, in una cittadina in cui una famiglia, una nuova famiglia, padre medico, la moglie casalinga e 2 bambini si trasferiscono appunto in questa nuova città, e dietro casa loro si snoda un vecchio cimitero indiano. Il vicino di casa fa conoscere appunto questa stravaganza e li mette in guardia. Praticamente da questo cimitero spesso e volentieri gli animali che vengono sepolti, seppelliti, tornano in vita. E così è. Il problema è quando non tornano in vita solo gli animali, ma se si seppellisse un essere umano. E questo è un po' insomma, le basi, sono un po' le basi, le fondamenta del romanzo di King. È un romanzo che ho letto con molto piacere, scorre molto, diciamo che per 2/3 del libro non succede granché, non mi ha messo nemmeno tantissima angoscia. L'ultima parte è pazzesca, secondo me, lo consiglio veramente. Ancora, spero di riuscire a parlarvene velocemente, perché questi li cito semplicemente come letture. Sono andata e ho recuperato in libreria l'ultimo di Marco Malvaldi, che è una raccolta di racconti dedicati al barlume, in particolare ai vecchietti, ma non solo. Mi è piaciuto perché ci sono alcuni romanzi, alcuni racconti che
fanno parlare, fanno emergere personaggi di cui a volte non si sapeva, non si conosceva nemmeno l'esistenza, o comunque si leggeva come coprotagonisti nei romanzi veri e propri. Ad esempio c'è la postina, di cui io non sapevo nemmeno non sapevo nemmeno che esistesse, però qui mi piace molto in alcuni racconti. E poi Massimo, i due racconti che ho adorato di questa raccolta, che è Sei case al barlume, sono sicuramente La tombola dei Troiai, che è una tombola che si gioca il giorno dopo Natale, dove tutti sono, diciamo così, obbligati a portare il troiaio, cioè il regalo più brutto ricevuto a Natale. In realtà La tombola dei Troiai esiste davvero, c'è cioè un gioco che fanno davvero in Toscana, ora non ricordo la zona e il bar, perché esiste proprio un locale dove per intrattenire i clienti lo fanno. Me lo diceva Marco Malvaldi il 16 di ottobre in occasione della rassegna letteraria Vigevanese. Infatti questo libro è anche autografato. Tra l'altro sono riuscita a fare la stalker benissimo con lui. E dicevo, un altro invece racconto molto bello è il Capodanno del Cinghiale. È molto bello perché qui esce fuori la figura di Massimo. Massimo non solo come barista, ma un Massimo che si diverte, che insieme agli amici ha fondato questa congregazione un po' particolare. Un altro giallo che ho letto in questo periodo è stato il primo romanzo della serie del commissario Rocco Schiavone, ed è di Antonio Manzini, Pista Nera. Che cosa ci fa un commissario dannatamente e veracemente romano sulle Alpi? Lo si scopre leggendo Pista Nera. È il primo romanzo che leggo di Antonio Manzini, me ne hanno parlato tutti benissimo di questo autore. Mi è piaciuto, il suo personaggio, Rocco Schiavone è un personaggio, è un commissario molto profondo, nonostante in apparenza sia volgare, a tratti quasi grezzo. È un personaggio che ha un vissuto, un passato segreto, tormentato, misterioso, e mi piacerebbe continuare la serie proprio più che per il caso in sé, per la sua vita passata. Allora, dopo questi romanzi veniamo un po' a qualcosa di più, diciamo così, più leggero e meno giallistico. Sto parlando di un libro che ha letto mio papà per primo, e ricordo che ogni tanto ci si trovava al bar o mentre eravamo in macchina e facevamo un giro, lui mi citava alcuni passi di questo libro, alcuni passi a memoria di questo libro, e mi ha subito incuriosito. Sto parlando del libro di Matteo Bussola, Notti in bianco, bacio a colazione. Diciamo che è, io lo definisco un'autobiografia di Matteo Bussola e della sua famiglia un po' strampalata. Lui è il papà di tre bambine, è un ragazzo che lavora in casa, fa il disegnatore, e la moglie o comunque la compagna dovrebbe essere sceneggiatrice di fumetti. E in questo romanzo c'è proprio la vita di due genitori che si fanno in quattro per le loro piccole, a volte anche, diciamo così, sacrificandosi al limite proprio del possibile. E ci sono delle scene esilaranti. È un romanzo in cui si scopre proprio quanto i bambini siano ingenui e siano comunque veri nelle loro idee, nella loro vita proprio di tutti i giorni. È un romanzo divertente. Invece, un libro, questa volta, potrei definirlo una raccolta perché è una raccolta, di un amico, e anche lui, l'autore, posso definirlo amico. Sto parlando di Ivano Porpora con la sua raccolta di poesie, Parole d'amore che moriranno quando morirai. Allora, io di questa raccolta, a parte il fatto che anche di questa vanto una copia autografata,
Di questa raccolta ho parlato sul sito, sul blog, quindi vi lascerò il link. Quindi ho scritto una lettera a Ivano ringraziandolo di avermi fatto apprezzare la poesia, perché non sono una lettrice di poesie, non sono una lettrice compulsiva di poesie. Non la capisco. Con questo romanzo, con questa raccolta, sono riuscita a capire che cosa sia poesia, che cosa sia bellezza, ed è una raccolta che voi potete benissimo aprire a caso, come dice anche Ivano, e leggere la prima poesia che vi capita sotto mano. Io sono riuscita a trovare la mia, proprio seguendo questo mezzo. Allora, gli ultimi due romanzi di cui vorrei parlarvi sono totalmente differenti. Allora, il primo è un giallo all'americana che mi è stato consigliato da Giulia per un gruppo di lettura, uno dei gruppi di lettura che seguo appunto, che è quello dei gialli, ed è Shaft, appena pubblicato dalla Sur. Allora, questo romanzo mi è piaciuto, siamo in America, siamo a New York, il protagonista è questo detective di colore, secondo me innamorato di una donna, ma non deve darlo a vedere perché sennò perde un po' il suo carisma, e viene chiamato da un importante boss mafioso affinché ritrovi la figlia scomparsa. Allora, è diciamo così, ha una trama molto classica, una trama molto da romanzo giallo, non tanto thriller, ma appunto da spy story quasi. È un romanzo che però ho trovato abbastanza lento, anche perché chi lo ha scritto, Ernest Tidyman, se non dico una cavolata, se lo pronuncio bene, è appunto uno sceneggiatore in primis, quindi questo fatto lo si nota molto durante la lettura. Le ambientazioni, anche gli spazi aperti sono descritti minuziosamente, anche proprio i movimenti degli stessi personaggi sono descritti quasi all'esasperazione, proprio perché da questo poi non ho capito se hanno tratto, se è stato tratto o ne trarranno un film. Quindi sicuramente si ha come l'impressione di leggere davvero più una sceneggiatura rispetto che un romanzo, un giallo puro e semplice. È un tipo di lettura che personalmente non mi fa impazzire. Il protagonista è comunque un personaggio ben creato. L'ultimo libro di cui voglio parlarvi è un libro che desideravo leggere da molto tempo, che ho spulciato e trovato in una bancarella a Torino durante la manifestazione dei Portici di Carta, e sto parlando di Ali Tenner con Cose da salvare in caso di incendio. La copertina è bellissima. Ed è il racconto di due bambini che diventano ragazzi, che diventano adolescenti e che da quando si conoscono si perdono. Allora, Vaclav è un ragazzo che ha un sogno nel cassetto, che è quello di diventare un mago famosissimo. E Lena è l'assistente di Vaclav. Lena penso che abbia un solo sogno, quello di ricucire la propria famiglia e di ritrovare la propria famiglia, perché Vaclav è figlio di ebrei russi emigrati. Lena è figlia di genitori russi, ma di cui lei non conosce nulla. È stata affidata all'inizio alla zia materna, una donna che comunque non è madre, non ha lo spirito materno, non riesce a curarle e darle anche un'istruzione. Diciamo che Lena si cura da sé, vive per se stessa e vive per Vaclav, fino a un certo punto, fino a una notte in cui di Lena non si sa più nulla. La mamma di Vaclav dice allo stesso che è stata salvata in qualche modo, in una qualche maniera.
Abbiamo queste tre fasi temporali, cioè quando sono assieme, quando sono separati. Durante questa fase i due ragazzi si ricordano, hanno comunque un flash di tutto quello che hanno vissuto assieme e poi abbiamo l'ultima fase che è quella della riconciliazione, forse. È una storia tragica, è una storia in cui si raccontano storie vere o no, poco importante, perché l'importante è far star bene le persone a cui si vuole bene, a cui si tiene. E con questo io ho raccontato quasi tutte le mie letture e spero di non avervi annoiato e spero di rivedervi presto. Ciao!